sono Cosimo Terlizzi, sono il Festival in veste di giurato per la sezione Iconoclasta. Allora, essere qui a visionare i film in concorso è comunque una grande responsabilità e è anche un'occasione per osservare, farsi un'idea un po' di quelle che sono le novità, se vogliamo, del mondo audiovisivo, e in questo caso proprio di una sezione dove si fa in qualche modo ricerca e dove i lavori hanno una componente visionaria molto alta. E quindi mi trovo a considerarli in modo diverso, devo ragionare con le altre componenti della giuria su chi merita, anche se insomma, è legato anche a un fatto di istinto. Chi merita la vincita e chi invece purtroppo non può essere in questo caso vincitore. Però è anche un bell'esercizio critico. Beh, siamo fortunati perché adesso in Italia da qualche anno ci sono diversi festival che hanno una programmazione, che cercano di rompere i confini. Festival che stranamente sono soprattutto indirizzati al mondo queer, perché sicuramente c'è più trasversalità, lo dice anche il termine, e finalmente possiamo apprendere che il cinema non è solo quello, diciamo, quello con una narrazione, se vogliamo, lineare, ma anche una narrazione di nuovi movimenti vorrei usare un termine forse un po' così, dell'anima, così. Di nuove tipologie, di nuove maniere di rapportarsi, relazioni, ma anche di visioni. Quindi anche non solo nella relazione in sé, ma anche nel come si presenta il lavoro esteticamente, nell'utilizzo proprio artigianale dell'audiovisivo anche, quindi provare a cambiare. Come dire, a usare montaggio in maniera diversa, i suoni, a lavorare quasi come si lavora con l'analogico, quindi come ho visto anche diversi autori nell'utilizzo di effetti che in realtà sembrano fatti con la gelatina, cioè ci sono tanti modi per fare cinema e questo comunque è molto interessante, che ci siano festival come questo qua. Allora, secondo me, dunque, lo stato dell'arte in Italia in questo periodo storico è molto interessante. E io penso che sia in atto un cambiamento, lo spero, forse più che altro lo spero, che secondo me finalmente stiamo dando il giusto peso all'arte. E io posso parlare di me personalmente, perché comunque lavoro nell'ambito dell'arte contemporanea. E, diciamo che per quanto mi riguarda è quello che poi cerco di esportare e di essere il più possibile, come dire, il momento dell'arte solo come momento ludico, un momento enigmistico, è finito. E se non è finito, bisogna diciamo, dare il giusto peso, perché adesso non si può perdere tempo. Non siamo in un momento storico in cui si può ancora perdere tempo. Abbiamo scherzato in questi anni, abbiamo giocato a fare gli artisti, ma adesso bisogna creare opere d'arte. Questa è la mia idea.